legato del fondatore dell'Ordine Romano di Maria Regina di Francia, 12 novembre 2022. Cari fratelli e sorelle, cari romanisti, la pace sia con voi. Siano lodati i cuori santi di Gesù, di Maria e di Giuseppe. Domenica 20 novembre dell'anno di grazia 2022 celebreremo la solennità di Cristo Re. In questa occasione invito le anime del mondo intero che sperano nell'avvento del grande monarca a pregare devotamente e ad unirsi all'Ordine Romano di Maria, Regina di Francia, mediatrice di tutte le grazie, avvocata e corredentrice. La festa di Cristo Re è stata istituita nel 1925 da Sua Santità Papa Pio XI, al solo scopo di affermare la regalità di Cristo. Nel 1925, sedicesimo centenario del primo concilio ecumenico di Nicea, proclamò l'uguaglianza e l'unità del Padre e del Figlio, e quindi la sovranità di Cristo. Questa festa di Cristo Re deve mirare a sostenere la nostra lotta contro l'evoluzione e a rafforzare la fede dei fedeli di fronte alle ideologie del nostro tempo. Essa diventa un'arma spirituale contro le forze distruttive all'opera nella Santa Chiesa e nella società, con il sorgere dell'ateismo. Cristo, come Dio e anche come uomo, unito alla persona divina, ha il diritto di regnare sul mondo. È libero di scegliere i suoi strumenti per stabilire la sua regalità. Se dunque ha scelto la Francia e i suoi re, che piaccia o no, lo spirituale ha la precedenza sul temporale. Ma per accettarla è necessario che questa missione si sviluppi. Questo è il motivo per cui sto chiedendo di unirvi. Questa missione è certamente la più gloriosa di tutte quelle che mai siano state affidate a una nazione. I ripetuti assalti delle tenebre si stanno moltiplicando. Dio darà al popolo di Francia il più potente protettore, il primo di tutti gli angeli, il capo di tutte le milizie celesti, il grande vincitore di Satana, l'arcangelo San Michele. La Francia, figlia maggiore della Chiesa, secondo Santa Giovanna d'Arco, è il regno più bello, dopo quello del cielo. Vi auguro una santa festa di Cristo Re. Che Dio salvi la Chiesa, che Dio salvi la Francia, che Dio salvi l'Italia, che Dio salvi il Re. In comunione di preghiere, di riparazione.